Erodoto. Caire Alexios, Erodoto. il possente mercenario e viaggiatore ha finalmente fatto il suo ingresso. È solo leggermente in ritardo. Erodoto, Tenesi non hanno problemi a dirmi quando non sono il benvenuto. È un sollievo vedere il tuo volto amichevole. Stasera non lasciarti intimidire dalla compagnia. Non lo farò. Pericle non è un re. Ha bisogno di farsi amare dai suoi ospiti, così come dal popolo. E a sua volta la gente ha bisogno di lui. Tu non sei diverso da loro. Credi davvero che queste persone mi aiuteranno? Lo faranno se si fideranno di te. Vedo che hai saggiamente indossato gli abiti giusti per l'occasione. Mostrarsi degni di fiducia è la cosa più importante, dopo tutto. Ora, lascia che ti presenti a tutti. Non sembrerà, ma queste persone hanno la chiave per il futuro che custodiscono sulla punta delle loro presuntuose lingue. Ah, Sofocle ed Euripide, per esempio. Due dei drammaturghi più celebrati. Nessuno lancia frecciate come loro. Pare che siano, come al solito, impegnati in qualche sorta di sfida intellettuale. Quello è uno scrittore di commedie, nient'altro! Commedie, Euripide! Ho sentito parlare di Sofocle. Nel mio lavoro conviene conoscere gli uomini più ricchi e famosi. Anche Ermippo ha scritto la sua buona dose di commedie. Dovresti bere di più. Ultimamente è più noto per l'atteggiamento che per il suo lavoro. In ogni caso, l'uomo vicino a lui, Protagora, è un filosofo degno di nota quanto il grande Socrate in persona. Invitare Socrate sembra un ottimo modo per rovinare la festa a tutti. Mi sorprende che l'abbiano lasciato entrare. No, non lasciarti irritare da Socrate. Almeno per questa occasione si è messo le scarpe. Il poveretto che gesticola come una scimmia è Trasimaco. E se lo ascolti bene, noterai che lui e Socrate parlano praticamente delle stesse cose. Ma il vento del suo gesticolare lo rende sordo a ogni critica. Non è per niente ciò che intendo. Dov'è Pericle? No, non partecipa mai alle sue feste, il che mi ricorda che ho bisogno del suo aiuto per una questione. Dannato Socrate! Compari sempre quando meno me lo aspetto. Mistios, proteggimi dal suo sguardo amoroso. Oh, Alcibiade, non è il momento della gelosia, ma dell'amore. Non seguire l'esempio di Alcibiade. Comportati bene e non bere troppo. Allora, dimmi, che pensa una persona come te di una festa come questa? Sarà una lunga serata. Le feste dovrebbero essere fatte per vomitare sangue, non delle poesie. Questa gente è così pulita. Se questi ospiti non soddisfano i tuoi gusti peculiari, concentrati sul motivo principale per cui sei qui. Grazie, Erodoto. Ora, se vuoi scusarmi, Pericle è qui da qualche parte e devo prepararlo. Sei da solo, gli riferirò ciò che ha detto tua sorella. D'accordo. Pericle deve sapere. Sarò qui a cercare indizi. Spero che sappiano qualcosa di tua madre. Anch'io. E ora Casmius, un vecchio teore, farti fermo.
Immagino che tu sia qui per ridere della mia lite con Euripide. Ho visto molte liti, e quella non lo era. Mi sono davvero reso ridicolo stavolta, vero? Sono Sofocle, anche se lo sapevi già, immagino. E tu sei... Io sono in cerca di informazioni per trovare una persona. Una donna spartana. Una donna spartana ad Atene? Sembra intrigante. Ma se credi che io presti attenzione a qualcun altro all'infuori di me, ti sbagli di grosso. Parla con Euripide. È la seconda persona più loquace qui dentro. Quel pediculoso xantodontico esoftalmico di un morosofo. Ma sappi che non parlerà senza prima aver veduto. Non ho la minima idea di cosa tu abbia detto. Certo che no. Quindi, se lo faccio ubriacare, parlerà. Sembra più un argivo che un ateniese. Intuito notevole. Euripide in effetti è di Argo. E va bene. Se non altro a questa festa serve un po' di brio. Devi scegliere il vino giusto, però. In cucina troverai ciò che ti serve. Fammi sapere quando Euripide sarà allegro al punto giusto e sguscerò via inosservato. Sei furibondo con Euripide. Sicuro che siete solo amici? Io non sono mai solo qualcosa. Ma lo confesso, io ed Euripide abbiamo un legame che va oltre l'amicizia. Non capirò mai perché dia attenzione quel banale belloccio di Aristofane. Prendo il vino. Meraviglioso! Ora, se vuoi un consiglio da amico, Aristofane non regge il vino dolce. Ho visto l'effetto che gli fa. Assolutamente, orribilmente delizioso. Non sarebbe una vera festa senza qualcuno che dà di stomaco. Ti faccio sapere se il piano funziona. A parte quel drammaturgo arrogante, non vedo molti ospiti distinti qui. Posso aiutarti in qualche modo? Sono qui per il tuo vino dolce. Sì, prendilo ed esci dalla mia cucina, ho da fare. Un viso nuovo nella dimora di Pericle. È già di per sé una cosa straordinaria. Avrai assistito alla mia imitazione di Cleone. Io lo chiamo Orango. Dimmi, che ne pensa questo? Ho di sicuro molti nomi, ma questo non è uno di essi. Come ti chiami allora, creatura dai molti nomi? Alexios. Non ti facevo un Alexios, ma non importa, io sono Aristofane e questo è Euripide. Oh, su via, presentati. Sono Euripide. Per essere un drammaturgo non sei di molte parole. I virtuosi conducono vite silenziose, come ama dire il vecchio Euripide, non è vero? Non è vero. Quando voglio rilassarmi provoco una rissa. Tu, d'altro canto... Presto! Portagli del vino, così dirà qualcosa di intelligente. Dopo la mia lite con Sofocle, credo sia meglio mantenere la mente lucida. Se a te che ad Aristofane farebbe bene un goccetto. Facciamo un gioco. Una sfida? Ah, ottima idea! Euripide sembra tranquillo, ma non rifiuta mai una sfida. Beh, se ci portassi un po' di vino, potrei mostrare a questo giovanotto come beviamo noi argivi. Sono qui solo per cercare una persona. Eppure, ci hai dato l'impressione di essere qui per servirci del vino. Concentriamoci su quello prima, d'accordo? Rendiamo onore a Dioniso, che ne dite? Questa è brodaglia. Dilettante. Ai miei tempi questo era considerato nettere degli dèi. Un altro giro. Ancora un po'?
riesco a bere questo piscio di maiale. Potrei battervi entrambi con una mano sola. Beviamo un altro po'. Sei pronto per un altro? Questo vino è terribile! Tu mi piaci. Chi ti porta qui? Mi sono portato da solo. Sono sulle tracce di una donna che lasciò Sparta molto tempo fa. Lasciò Sparta? Perché? Perse due bambini. Non aveva scelta. Fuggì per guarire il suo cuore spezzato. Euripide, scrivi un'opera su di lei. Ho sentito di madri spartane che si recavano a un santuario di Asclepio in Argolide. Conosco quella terra, è la mia casa. Dopo quello che ha passato, non credo che si fidasse dei sacerdoti. Allora cerca il mio amico Ippocrate, è un medico, il migliore dei migliori. Lavora ancora in Argolide. Se è andato da lui in cerca d'aiuto, senza dubbio l'ha ricevuto. Io adoro sbronzarmi e cantare. Torna se vorrai cantare insieme a me. Ci penserò. Ippocrate ad Argo. Certo. Come sta, Euripide? Sbronzo, spero. Puoi smetterla di nasconderti. Euripide non ti noterà. Non noterà più un bel niente. Nascondermi? La guerra è arrivata ad Atene. Si prenderanno prima le nostre case, poi le nostre teste. Voglio conservare la mia dignità. Ciò che ne resta, almeno. Se vedi Pericle, digli che lo ringrazio per un'altra magnifica serata. Naturalmente io uso i termini guerra, dio o civiltà nel contesto dell'osservabile. Ma vedere dei soldati combattere mi permette di comprendere meglio la guerra? Cittadino, non ti ho mai visto. Forse puoi aiutarmi a evitare una conversazione assurda con quest'uomo? Certo, parliamo. Di cosa? Prima che Protagora cambiasse argomento, parlavamo della prossima grande guida di Atene. Che leone! Ho visto Cleone parlare sulla Pnice. È un idiota, persino per un politico. Bah! Parli come tutti gli altri sbruffoni di questo posto. Cleone è un campione del popolo ed è pronto a distruggere l'elitismo di Pericle. Deduco che tu non sia amico di Pericle. Assolutamente no. Ermippo ha proposto l'ostracismo di Aspasia e il sollevamento di Pericle dalla sua carica. Non che abbia funzionato. Per ora. Pericle è il passato. Si preoccupa più di perdere qualche statua che di combattere e vincere la guerra. Cleone governerà questa città e la riporterà alla grandezza. Ricorda queste parole. Perché Aspasia non è qui? Hai la certezza che non lo sia? Anche constatare la sua presenza non ti garantirebbe che lei sia qui. A mio parere è proprio da lei rintanarsi nell'ombra mentre noi stiamo qui in piena luce. Cerco indizi che mi aiutino a trovare una donna. È spartana. Cercare e trovare sono due cose ben diverse, non credi? Potrei osservare un sacerdote che offre sacrifici agli dèi, ma farlo significherebbe che io stesso avrei trovato Dio? Oppure... Ah, lascia perdere. Va bene. È stato... Ciao, Protagora. Inutile. Kaire. Kaire. Che cavolo? Urla di dolore. Aprite questa porta o la sfondo! Penso di dolore. Non fare caso a lei. Le piace guardare. Guarda un po'. Ma che autorità. Che determinazione. Capisco perché Pericle sia interessato a te. Per caso
sei qui per unirti a noi? Sembrava che qualcuno stesse soffrendo. A volte è arduo distinguere le grida di dolore da quelle di piacere. Se avessi saputo del tuo arrivo, avrei lasciato l'ingresso aperto. L'avrei spalancato. Una festa piuttosto noiosa per i miei gusti, persino per gli standard ateniesi. Almeno finora. Lasciali al loro incontro di cervelli. Io sono più interessato a incontrare qualcos'altro. Alci, abbiamo di nuovo finito l'olio. Alci? Quando ti danno un nomignolo, vuol dire che sei apprezzato. C'è altro olio d'oliva in cucina, ma Aspasia si lamenta sempre quando mi aggiro privo di ingombri ai suoi simposi. Vuoi dire nudo? Suona così bene quando lo dici. Oh, Krishna. Porto ecco dei il tuo olio. Ecco. Siamo salvi! Oggi queste donne hanno pianto i loro figli e questi uomini hanno combattuto. Ma stanotte dimentichiamo tutto. Divertiamoci un po'! Che ne dici? Vuoi unirti a noi? Ora tocca a te. No, aiutarmi. Grazie. Alci. Sto cercando una persona. Subito al dunque, fino alla fine. Mi piace. Concentrati. Cerco una donna che ha lasciato Sparta molto, molto tempo fa. Lasciato Sparta? Nessuno lascia Sparta. Ma supponiamo che sia così. Se fosse stupida, morirebbe. Se fosse furba, farebbe quello che ha fatto Aspasia. Conquisterebbe la sua indipendenza. Le donne più furbe e piene di risorse che io abbia conosciuto venivano dalla Corinzia. Le etere. Sapevo che rivestivano un ruolo importante qui a Corinto, ma credevo che il loro valore fosse lo stesso in ogni città. No, no. Sono diverse da ogni altra donna che incontrerai. Sono forti e le uniche a Corinto dotate di intelletto. Alci! Torna qui! La festa continua! Quando sarai a Corinto, cerca Antusa. Nessuno entra o esce dalla città senza che lei lo sappia. Al nostro prossimo incontro, combattente. A non più rive... Antusa a Corinto. Non è molto, ma è qualcosa. Direi che abbiamo schivato un bel proiettile. Ah, ecco qualcuno che concorda sul fatto che la conoscenza sia la cosa più importante. Credevo che concordassimo sul fatto che usiamo la conoscenza in modo diverso. Ah, ti ricordi? Forse potremmo continuare la conversazione. Intendi davvero usare questa giovane distrazione per evitare di rispondere? Avete discusso di un argomento per tutta la sera e nessuno dei due ha ancora un occhio nero. Avete la mia attenzione. Abbiamo discusso della natura dei governanti. Quale miglior luogo per farlo se non questo? Ti farò la stessa domanda che ho fatto a Trasimaco. Concordi che governare sia un'arte? È un'arte. Come ogni altra attività dignitosa. È fuori discussione. Eppure, la medicina è per il benessere del paziente, non del medico. La carpenteria migliora l'edificio, non il costruttore. Allora, l'arte del governare non dovrebbe fare il bene dei governati anziché del governante. Non dire assurdità! Io sono molto d'accordo con Socrate. Viaggiato abbastanza per sapere che non esistono governanti giusti. Persino Pericle serve se stesso. Un generale spartano che dà ordini alle sue truppe e quindi che salva la sua vita serve se stesso? Non credo che sia così. Governare città e combattere battaglie sono due cose diverse. Praticando l'arte della guerra, il generale non garantisce forse a parte dei suoi soldati un traghetto per l'Ade quando una rapida ritirata salverebbe la vita a tutti? Hai appena detto che un generale non serve se stesso quando dà ordini alle sue truppe. Poi hai detto che lo fa,
perché ritirandosi salverebbe la vita di tutti i suoi uomini. Cosa stai cercando di dire? Non cerco mai di dire niente. Ma le hai appena dette queste cose. Ho pronunciato delle parole, ma non ho detto nulla. Ho solo cercato di capire il tuo punto di vista in materia. Stai sprecando il tuo tempo. Aspasia. Non ho potuto fare a meno di notare il tuo talento per il dibattito. Complimenti. Socrate è un personaggio interessante. Ah, Febe. Pericle si è già ritirato sul balcone, vero? La sua capacità di divincolarsi e sparire è ineguagliabile. Posso andare da lui e Alexios può aiutarmi. Tutti l'ascoltano sempre quando parla. Va bene. Vai. Alexios ti seguirà. Ora permettimi di presentarmi. Io sono Aspasia. Ho faticato molto per coprire le tue tracce in Megaride. Le tue spie mi hanno sorvegliato. Sapevo che non potevo fidarmi di voi. Facciamo ciò che dobbiamo per sopravvivere, non dobbiamo vergognarcene. È per questo che ora sei qui e che io sono qui. Dimmi, gli abiti sono della tua misura? Saranno anche gli abiti più raffinati che io abbia mai indossato, ma li trovo scomodi, onestamente. È difficile abituarcisi. Sembra che abbiamo l'attenzione di tutti senza avere neanche un occhio addosso. Se vuoi parlare, fallo ora e con discrezione. Cerco una donna che molti anni fa lasciò Sparta con sua figlia. Speravo che potessi aiutarmi. Hai qualche indizio su dove si trova? Un medico di nome Ippocrate potrebbe averla incontrata ad Argo. Lui è un brav'uomo. Se lì troverai una donna di nome Agatha, dille che Aspasia le manda i suoi saluti. Altro? Alcibiade mi ha dato il nome di una donna corinzia. Sì, certo. La mia amica Antusa è l'unica persona che conosca che ha vissuto a Corinto nel rispetto della legge. Beh, o quasi. È tutto ciò che so. Esiste un'altra opzione. In una vita precedente, quando avevo bisogno di fare qualcosa o trovare qualcuno, contattavo un'amica, una sorta di ammiraglio. Qual è il suo nome? Il suo nome è Xenia. L'ultima volta che parlai con lei fu a Ceo. Fa attenzione quando la incontrerai. La vita di mare trasforma la maggior parte delle persone in mostri. Grazie, Aspasia. Quando avrai finito, torna qui. Troveremo insieme la persona che cerchi. Ora ti prego, aiutami a convincere Pericle a ricevere i suoi ospiti. Bene, quindi abbiamo trovato Aspasia, che sembra conoscere tutti. Per chi non lo sapesse, Aspasia è la prima donna filosofa e fu anche raffigurata da Raffaello nella famosissima scuola d'Atene. Ma adesso andiamo da Pericle. Andiamo a parlare con Pericle. Dioniso, eccoti. Qui sono tutti noiosi. Facciamo un gioco canoro. Ti piace cantare? Sì, che ti piace. Facciamolo. Anch'io voglio giocare. Ma chi inizia? Credo dovresti iniziare tu, Aristofane. Va bene, ma scegliamone una bella. Una canzone di guerra? Esistono altri generi? Un semplice gesto, il voler d'Aspasia è questo. Di Pericle il muro ci racchiude di sicuro. Ciò che perdono le famiglie spartane
lo perdono per onore. I padri spartani rifiutan, rifiutan di veder lo splendore. Ma le sgualdrine ateniesi fan ben più orrore, esse scelgon la carne invece del cuore. Allora portate i mercanti e i loro servitori, e se son figli i lor genitori, si va in guerra, guerra, guerra! Portate i criminali alla faretra, Cremisi, e gli loti se son bellicosi. Siamo in guerra, guerra, guerra! Senza padre né madre, remiamo dritti per l'Ade o per il ventre di Milo. Siamo soli, perciò remiamo, per una vita breve remiamo, remiamo, remiamo. I spazzini ignoranti, i maestri... Quando la guerra sarà finita, con il sangue versato è persa la vita, ci ricongiungeremo col figlio e la figlia, la nostra famiglia, e insieme ad ognuno saremo un tutt'uno. Basta, basta! Canti davvero bene! Incredibilmente! Dovresti recitare nelle mie opere. Eh? Tieni il ricordo di questa serata. La festa si è rivelata molto più divertente del previsto. Non so perché, ma quando cantava Alexios mi ricordava molto Ezio in Revelation, quando si travesti da cantastorie per infiltrarsi nel top capi. Alexios! Non ti ho convocato. Non importa che vestiti indossi. Febe non avrebbe dovuto lasciarti entrare. Aspasia mi manda a cercarti. Vuole che tu partecipi alla festa. Dice che non intrattengo abbastanza i nostri ospiti, ma queste feste non fanno per me. Tecnicamente tu sei un ospite. Se ti unisci a me ad Erodoto dovrebbe bastarle, non credi? Non hai proprio intenzione di andare giù, eh? Quando passi le giornate di fronte a una folla, inizi a desiderare questi momenti di silenzio. Finché io non li interrompo, perlomeno. Ah. Fidia era in attesa di processo, ma hai voluto che lo scortassi lontano da Atene. Pensavo che tu, tra tutti, rispettassi la legge. Fidia è un caro amico. Non volevo rischiare che fosse dichiarato colpevole. Naturalmente esistevano altre minacce. Quindi lo sapevi? So che Fidia è delirante. Ma quando un giorno avrai un amico per il quale faresti di tutto, capirai. Non capisco perché tu abbia fatto ostracizzare Anassagora. Socrate dice che è tuo amico. Non rischierò la vita dei miei amici se posso fare qualcosa per impedirlo. Quindi l'hai fatto per proteggerlo? Anassagora comprendeva i miei timori. 10 anni sono tanti, ma almeno sarà al sicuro. Perché hai inviato Metioco al distretto dei pescatori, se è pericoloso? Non l'avrei mai messo in pericolo volontariamente. Pare che tu abbia molti amici leali. A me importa della mia gente. La tua vita è in pericolo. Sì, sì, Erodoto me l'ha detto. La setta non mi preoccupa. Ogni giorno la mia vita è minacciata da persone ben peggiori. La mia unica preoccupazione è Atene. Temo per il suo futuro. Gli spartani fuori dalle mura, la gente stipata all'interno. Non ti invidio. Eppure non esiste altra città in cui vorrei vivere. Non posso dire di sapere cosa significhi.
Quando troverai il tuo posto, lo capirai. Mi manda Aspasia per sapere perché ci mettete tanto. Dì ad Aspasia che sto arrivando. Immagino che la nostra conversazione termini qui. Grazie ancora per l'aiuto. Spero che i miei ospiti ti aiutino nella tua ricerca. Lo dirà il tempo. Mi sembri un po' stanco. Solo di conversare. Credo di non aver mai parlato così tanto. Hai visto che non ti serviva un'arma? Vai via. Ho avuto abbastanza ospitalità ateniese per una vita intera. Ci si fa l'abitudine. È bello. Ora, che farai? Difficile scegliere. Direi di partire con Argolide e andare a trovare Ippocrate. C'è un medico in Argolide che forse potrebbe aiutarmi. Non stai bene? Non ti è mai successo? No, no, sto bene. Devo solo parlargli. Ah, bene. Mi pareva strano. Prima che tu vada, Aspasia mi ha detto una cosa su Cefalonia. Cosa? Ha detto che c'è una specie di epidemia. Credi che... la mia amica... la febbre. Non pensarci. Qualsiasi cosa sia successa a Cefalonia, non è colpa nostra. Andrò a controllare di persona se questa epidemia è vera oppure no. D'accordo? D'accordo. Grazie. Sapevo di poter contare su di te. Stavolta non implori di venire con me? No, qui sono felice e questa non è Cefalonia. Significa che tornerai. È proprio così. E poi mi piace lavorare per Aspasia. Dice che ha dei progetti per me. Ci vediamo presto, Febe. Ciao, Alexios! Beh, che dire, abbiamo scoperto tre vie da seguire per trovare la nostra madre, grazie ai ospiti di Pericle. E niente, penso che con questo possiamo concludere. Vi invito a lasciare un mi piace e ci vediamo al prossimo episodio. Passo e chiudo.